Allora, dottore, ci spiega un attimo questa operazione. Questa operazione è stata condotta dalla squadra di polizia giudiziaria del settore polizia di frontiera di Ventimiglia e ha disarticolato un'organizzazione criminale di bengalesi che operavano nell'hinterland della zona confinaria ventimigliese, con dei profili anche di evidenze in Torino e su Milano. Era un'organizzazione ben strutturata, c'era chi faceva il cassiere, chi faceva la vedetta. Sì, dalle indagini è emerso proprio questo, che è un'organizzazione ben strutturata, ben articolata, ognuno aveva un suo incarico con dei profili diversi, quindi chi organizzava, chi accompagnava, chi contattava, chi gestiva anche il flusso di denaro e chi garantiva il risultato del viaggio. Oggi alcune misure cautelari che avete eseguito, decine di indagati, ci può dare qualche dato? Sì, gli indagati sono diversi. Oggi abbiamo eseguito 7 misure cautelari, di cui 5 in carcere e 2 con provvedimenti di allontanamento dalle province di Torino, Cuneo, Aosta e Imperia, ovviamente. Erano tutti irregolari sul territorio? Sì, gli indagati, gli attuali arrestati erano tutti regolari sul territorio, ora ovviamente rivedremo anche la posizione amministrativa degli stessi, Residenti? in Ventimiglia e dintorni. Importante è stata la collaborazione con la polizia francese. Sì, direi che è stata fondamentale la cooperazione di polizia sia per le attività info-investigative di interscambio, ma anche per l'attività operativa in senso stretto, con dei riscontri che sono stati effettuati solo grazie alla presenza della polizia di frontiera francese. In francese o in italiano? Oui. C'est bien. Je confirme effectivement que la coopération étroite qu'il existe entre la police italienne et la police française permet quelque part d'effacer la frontière qu'il existe entre l'Italie et la France. Elle permet notamment de démanteler régulièrement des réseaux de passeurs qui transportent les migrants dans des conditions inhumaines. Et aujourd'hui, c'est encore évidemment le symbole de la réussite de cette coopération qu'il existe entre la police italienne et la police française. Combien de passeurs vous avez? Depuis le 1er janvier 2018, 172 passeurs ont été interpellés sur le territoire français. Mais ces interpellations ont été possibles grâce à la coopération qu'il existe et l'échange d'informations opérationnelles qu'il existe entre la police italienne et la police française. Et nous avons démantelé 4 filières de passeurs.